Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Era già passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che ho fatto una recensione di qualcosa proveniente da casa Gearbox. BioWare. Sono stato molto sorpreso a vedere ciò di cui andiamo a trattare oggi. Vi ricordo che ai tempi, quando doveva ancora uscire Mass Effect Andromeda, io feci insieme ad Hans un video intitolato 20 curiosità, 20 cose che non sai su Andromeda. Una di queste curiosità era appunto il fatto che insieme al gioco dovevano uscire 4 libri e 4 fumetti. Con il disastro che venne fuori all'uscita di quel gioco, iniziò poi a circolare una notizia che le opere letterarie, quindi i libri e i fumetti che andavano a spiegare il background di questa stazione del Nexus e tutto quanto, sarebbe stato tutto fermato e non sarebbe stato più prodotto niente. Quindi ripeto, sono stato molto sorpreso nel trovare in fumetteria Mass Effect Discovery, ovvero il primo fumetto di Mass Effect Andromeda, in cui finalmente si dovrebbe capire qualcosa di più. Il libro di quello ve ne parlerò in un'altra occasione, anche perché adesso ho tirato all'aria tutta la stanza e non lo trovo, non so dove l'ho messo, vabbè, dettagli. Allora, vediamo che cosa dice. All'interno della gerarchia Turian c'è chi sospetta che ci sia qualcosa di losco dietro l'iniziativa Andromeda. Questo dà il via alla missione sotto copertura di Tyrann Kandros, che io non mi ricordo assolutamente questo personaggio in Andromeda, talmente mi è piaciuto, vabbè. Il suo obiettivo sarà scoprire la verità su Gien Garson e la sua organizzazione e, se necessario, sabotarla. Interessante. Appena arrivato riceve uno strano incarico: cercare uno scienziato Quarian da poco scomparso. Quarian con la Q minuscola, mi raccomando. Una nuova storia dell'universo Mass Effect direttamente collegata ad Andromeda, l'ultimo gioco della saga, scritto da John Dombrov, capo scrittore di Andromeda. E già qui mi è preso un colpo, perché se Andromeda è stato scritto così, questo fumetto è stato scritto da quello che ha scritto Andromeda, mi è preso male subito. Insieme a Jeremy Barlow e disegnato da Gabriel Guzman. Allora, io prima di cominciare vorrei chiedere alla Gearbox, considerando che... sì, ma ce l'ho con la Gearbox stamattina. Io vorrei, prima di cominciare, vorrei chiedere alla BioWare, siccome i disegni sono spettacolari, non sto scherzando, i disegni sono bellissimi, per quale diavolo di motivo questo Gabriel Guzman non l'hanno chiamato prima? Perché non so se vi ricordate, io più volte ne ho parlato negli altri fumetti, che gli altri fumetti avevano dei disegnatori, guarda, che disegnavano con il culo e coloravano con i tarzanelli. Ripeto, i disegni fanno veramente schifo. Oh, Benjamin, fai qualcosa, cioè, vai in Giappone, impara a disegnare da un maestro che sa disegnare bene. Oppure contatta Massimo Dall'Olio, fatti insegnare da lui. Non sospendi la tua carriera di disegnatore e vai a potare le piante ai giardini pubblici. È quello il tuo mestiere. Robe fuori di... cioè, no, assolutamente, il fumetto di Jack soprattutto, che dovevano essere bambini, e i bambini invece erano vecchi e storti con l'artrosi così. Perché avete aspettato l'ultimo gioco per chiamare Gabriel Guzman a disegnare i vostri fumetti che sono belli? Ma rimampestata la trasudicia. Finalmente un disegno bello che posso dire che è bello. Prima di... aspetta, perché la cosa va gustata comunque. Il nostro caro Mattia Dal Corno, che solitamente fa l'introduzione, anche in questo caso ritorna e dice: chi ha giocato a Mass Effect Andromeda, perché giustamente un po' di introduzione per andare a spiegare il fumetto ci vuole, chi si è trovato a giocare a Mass Effect Andromeda si è trovato catapultato nel mezzo della fase finale dell'iniziativa Andromeda. Infatti, se arriva non si capisce nulla, no? Quando l'ambizioso progetto civile multispecie creato da Gien Garson, che l'hanno spinta così tanto e poi all'inizio del gioco è già morta, l'unico personaggio decente in quel gioco è già morto, aveva raggiunto la lontana galassia e stava cercando di dare il via alla colonizzazione tra mille difficoltà e problemi. Il vostro arrivo in qualità di pioniere dà luogo a tutta la serie di eventi che si vedono nel corso di questo splendido gioco. Caro Mattia Dal Corno, in passato io ti ho criticato sia in modo positivo ma anche in modo negativo.
quando scrivi l'introduzione a un fumetto dovresti cercare di essere comunque imparziale, perché tu dici che questo gioco è splendido, mentre il 90% della popolazione terraquea dice che questo gioco è una merda. Quindi se vuoi evitare figure marroni, evita di dare questi aggettivi a giochi che non li meritano. Ma come è iniziato questo viaggio di sola andata intrapreso da decine di migliaia di coloni, ingegneri, soldati, scienziati e molti altri ancora, partiti alla ricerca tanto di una nuova casa per le razze della Via Lattea quanto di un'avventura senza paragoni nella storia? Domanda che il gioco non la spiega ed è uno dei motivi per cui il gioco fallisce, forse il motivo principale per cui il gioco fallisce. Il gioco racconta poco o nulla di come è nata questa impresa e delle difficoltà che hanno dovuto superare sui promotori, a partire da un'importante e fondamentale domanda. Attenzione! Essendo una galassia praticamente infinita, come si è decisa la destinazione precisa? Il gioco questo non lo dice ed è uno dei principali motivi per cui il gioco fallisce. Ancora una volta, per rispondere a questa domanda, i creatori di Mass Effect Andromeda hanno deciso di affidarsi ancora una volta ai fumetti, seguendo una tradizione iniziata ormai anni fa. Perché piuttosto che tagliare quella parte spaccapalle del passato familiare di Ryder, qui nessuno gliene frega niente, inserire una parte che spiegasse come è nata l'iniziativa Andromeda, perché c'è stata questa iniziativa, come è stata, cosa c'è dietro e soprattutto come è stato possibile il viaggio, perché è stata scelta l'Andromeda come galassia, no, questa cosa no, perché era brutto inserirlo nel gioco. Mettiamo 6 ore di filmato in cui c'è il pioniere Ryder che piange per la situazione, va a cagare, va, gioco del cazzo. Comunque, è sempre nel rispetto della tradizione, il protagonista della storia è un personaggio incontrato nel gioco, il Turian Tyrann Kandros, che abbiamo visto a capo della sicurezza del Nexus. Io continuo a non ricordarmi questo personaggio, sarà che l'ho giocato una volta solo con i conati di vomito e l'unico Turian che mi ricordo è Kalix. Me lo ricordo non per qualche cosa di particolare, ma me lo ricordo perché tutte le volte mi chiedevo come cazzo è possibile chiamare un Turian Calice. Comunque, arriviamo al fumetto. Premesso tutto ciò, il fumetto non è male. Ok, stranamente, considerando che viene da quella roba nera che è Andromeda, il gioco, il fumetto non è male. Non è male per i disegni, non è male per come è strutturato. Si vede che comunque c'è l'impegno, c'è di gente che effettivamente ne sa anche di come vanno composte le vignette, a differenza dei capitoli precedenti. Quello che però non è un granché è la storia, perché la storia non è brutta, ma è una storia normale. Cioè non è che ti dice wow, yes, ma neanche da dire che schifo. È normale, non è né bella né brutta, è una storiella che si legge in 15 minuti, 10-15 minuti e basta, tranquillo. Non c'è infatti molto da dire sul fumetto, se non che Tyrann Kandros, in una di queste sue missioni, incontra una pattuglia Get che fa fuori tutta la sua squadra. Lui riesce a eliminarne a eliminare quelli restanti e uno di questi pare che stava trasmettendo agli altri Get informazioni relative all'iniziativa Andromeda. Però non viene spiegato nel fumetto come questi Get ne siano entrati in possesso. Comunque, considerando che è un'iniziativa multispecie gigantesca, la gerarchia Turian, che poi la vedremo anche con i videocodex, sono decisamente paranoici, soprattutto le alte sfere, i generali e così via, e quindi dicono andiamo a vedere che cos'è, indaghiamo, perché se è qualcosa di pericoloso lo sabotiamo, e inviano Kandros per indagare sull'iniziativa Andromeda. Vediamo poi che questo Kandros ha una storia familiare, lui è figlio di un alto funzionario militare che lo ha congedato con disonore perché, l'aveva congedato con disonore, e allora lui per riprendere il suo posto all'interno della gerarchia accetta di fare questa missione, con la madre che dice stai attento, guarda che se finisce male sarai fuori per sempre dai Turian, e niente, alla fine questo Kandros si mette a indagare sull'iniziativa Andromeda, capendo poi che alla fine non è una cosa losca, un'associazione terroristica o chissà che altro. Si fa subito conoscenza con la Kandros,
che fortunatamente, grazie a Dio e grazie ancora all'esistenza di questo Gabriel Guzman, i personaggi femminili sono disegnati bene, tanto che questa Gian Gandros avrà anche 50 anni ma è bella come una bella donna, e lo posso dire finalmente, personaggio femminile bello, e mette al corrente Gandros che c'è un Quarian che ha delle importantissime informazioni, dei dati sull'iniziativa Andromeda senza i quali le arche non possono partire. Questo Quarian è scappato. Quindi inizia una caccia all'uomo per cercarlo nei vari sistemi. Mi ha fatto molto molto piacere che ci sono dei riferimenti alla vecchia trilogia, perché lo vanno a cercare anche su Omega e compare Arya T'Loc, compaiono i Mech Loki di Cerberus. Non c'è Cerberus, però comunque sia compaiono anche quei Mech che sulla Omega ci sono. E in più compare un Salarian geneticamente modificato con degli impianti biotici talmente potenti che lo rendono pazzo, folle, tanto che lui vuole distruggere ogni cosa. Lui cerca soprattutto di potenziare ancora di più queste sue abilità biotiche, tanto che poi ad un certo punto, mentre lui usa le abilità biotiche per far esplodere tutto quanto, gli scoppia mezza faccia praticamente, proprio perché gli saltano via i potenziatori dalle tempie. Questo qua poi alla fine si rende conto che anche lui l'iniziativa Andromeda poteva essere un'interessante opportunità per salvarsi e liberarsi da questi impianti biotici che lui stesso si era impiantato, però l'avrebbero ammazzato, quindi lui dice voglio vivere. E quindi questa è una cosa che non mi è piaciuta, si combattono per tutto il fumetto e poi alla fine no vabbè dai siamo amici, boh. Dicevo, mi ha fatto molto molto piacere il fatto che ritornano i Quarian e ci sono anche più Quarian che impugnano l'arma, quella a ricerca, quella che sparano quel dardo a ricerca contro i ghetto, non mi ricordo come si chiama, comunque fanno questa ricerca, questa caccia all'uomo, fin quando poi non lo trovano. E questo Quarian dice, sono scappato perché mi sono reso conto che se i miei calcoli sono sbagliati anche di un millimetro, di un millimetro quadrato spazio-temporale, non so come definirlo, su una lunga tratta avrebbe portato l'iniziativa Andromeda su una rotta completamente sbagliata e sarebbero morti tutti. Non potevo sopportare questo peso, sono scappato. L'hanno recuperato e niente. Per questo dicevo che la storia non è male, però non è neanche un granché, nel senso, perché in fatto di risposte siamo ancora molto molto lontani. Ho avuto un primo accenno di questo Quarian che praticamente si pensa sia quello che ha calcolato la rotta delle arche per farle arrivare all'Andromeda, però non viene spiegato perché è stata scelta Andromeda, non viene spiegato come nasce l'iniziativa Andromeda, non viene spiegato perché è stata fatta l'iniziativa Andromeda, non viene spiegato quando è avvenuta la costruzione delle arche, non spiega niente. E una delle altre cose abbastanza è che questo Gandros a un certo punto mette piede persino sulla Terra e nessuno è preoccupato per i razziatori. Ricordiamo che Andromeda è un gioco che parte dopo Mass Effect 2. Nessuno, e niente, questo riconferma il fatto di una nota molto negativa e molto dolente che hanno voluto completamente eliminare tutto ciò che sta succedendo, tutti i casini grossi, non piccini, giganterrimi che stanno accadendo nella Via Lattea, li hanno voluti eliminare per dar via l'iniziativa Andromeda. Ma caro Dombrov, non riesci a creare un collegamento logico tra il secondo e Andromeda? Non puoi tagliare fuori delle cose che sono importanti. Al massimo puoi dire non sono ancora arrivati, quindi queste arche l'unica cosa che devono fare è raggiungere il portale più vicino e dopo da lì fanno il salto nel subspazio, e per i razziatori è impossibile seguirlo, uno perché non possono seguire la traccia, due perché non sanno dove sono andati, quindi non conoscono la rotta. I portali non è che salvano la destinazione di una nave, ok? Sei tu che la imposti tramite computer. Quindi ripeto, bastava una cosa semplice, nel senso, stanno arrivando i razziatori, noi ci vogliamo salvare la pelle, creiamo queste arche,
basta raggiungere, ci portiamo dietro una scorta anche di diverse navi militari nel caso ci fosse un razziatore nelle vicinanze che lo tengono occupato, noi andiamo verso il portale e ci spara verso, verso Andromeda. Già questo è un collegamento più logico del tagliare fuori tutto. Scusate se sto tornando sul gioco, ma il punto è che anche questo fumetto che si lega al gioco, anche in questo fumetto non c'è nessuno che si sta preoccupando di ciò che accade nella Via Lattea. Al di là dei razziatori ci sono anche tanti altri casini. Nessuno che parla per esempio dei casini che fanno i Batarian, nessuno che parla non lo so, di Cerberus per esempio. Secondo gioco, secondo al terzo, Cerberus non fa altro che andare a caccia di quelli che lavoravano per l'uomo misterioso per sterminarli. Cioè, cazzo, ce n'è di roba per fare dei collegamenti. Niente ragazzi, comunque sia, il fumetto, ripeto, eccolo qua, Mass Effect Discovery, non è male, ma non è neanche questo granché. Non so, speriamo di sì, perché questo fumetto è uscito molto in ritardo, infatti io non mi aspettavo, mi ripeto, non mi aspettavo assolutamente di vederlo negli scaffali, e quindi in teoria dovrebbe uscire il secondo, poi il terzo e il quarto fumetto, non so quando usciranno, perché poi anche la Panini Comics è ultra lentissima. Per oggi è tutto, Mass Effect Discovery, ditemi voi che cosa ne pensate, noi ci becchiamo al prossimo video.